Azione di indumento, poi il gol è sicuramente una cosa in più. È importante convincere come abbiamo convinto domenica con una buona vittoria. Sicuramente, cioè, il Foggia non è Lanciano, anche se Lanciano è una buona squadra, però il Foggia è nella zona playoff, quindi dobbiamo avere tutto il rispetto. Ma non il timore. No, timore mai di nessuno, perché cioè, la nostra squadra è capace di vincere con tutti e perdere con tutti, quindi bisogna entrare in campo concentrati e siamo sicuri del nostro valore. Difensore, vuoi dare un quadro di questa Foggia votata in attacco, soprattutto molto forte nella cintura in su? Sicuramente, cioè, il reparto offensivo del Foggia è il reparto offensivo uno dei più forti della categoria, perché con Del Core, Salgato e altri giocatori, cioè, tutto rispetto, però anche noi penso che in difesa abbiamo, cioè, dei signori giocatori anche in altre parti del campo, quindi non dobbiamo avere timore di nessuno e affrontare la partita come abbiamo affrontato domenica con coraggio. Quello che anche stavo dicendo al mister, come vi siete trovati oggi con Sousa? Ah, io con Cino ho giocato pure a Gallipoli e a Barletta, cioè, anche se non ho mai giocato in campionato, io per me è anche lui un buon difensore che in futuro avrà una bella carriera perché si vede che ha qualità. Poi, cioè, in difesa abbiamo penso dei difensori più forti della categoria, tra Prosperi, Pastore, Migliaccio, Dalteri, hanno fatto tutti penso negli ultimi anni sempre playoff. Quindi qualsiasi giocatore il mister sceglie penso che non sbagli. Una vittoria col Foggia, oltre l'importanza del derby per sé, però proprio a livello di classifica, Sì, per quanto può noi cambiare è quello che conta sempre la classifica, cioè, poi anche se giochi bene non vinci, cioè, la classifica rimane sempre quella. Noi vinciamo, dobbiamo vincere per la classifica, è importante raggiungere più possibile i punti maggiori. Ora, cioè, abbiamo fatto una grande vittoria domenica tirandoci fuori dalla zona play-out, è importante ancora far punti per tirarci ancora più su. sull'esultanza di domenica di gioco. Sì, c'è stato fatto un po' polemica domenica anche a riguardo della mia esultanza per il fatto che io l'avessi qualcuno della società. Non è, No, no, perché mi è stato detto questo. Io è un gesto di rabbia cioè, è la rabbia che avevo dentro e l'ho portata fuori. Cioè, avevo anche con qualcuno che ha sempre detto che gioca solo Prosperi a sinistra perché non c'è alternativa. L'ho letto tante volte sui giornali e a me ha ferito tantissimo questo. Perché poi non è che basta una prestazione per valorizzare un giocatore. Cioè, penso che uno deve avere anche rispetto per gli altri che non giocano, anche se non mai c'è, perché io no, da terzino qua ho giocato solo 3 volte, 2 volte l'anno scorso e 1 volta quest'anno. Quindi dire che Prosperi non c'aveva, cioè, non c'ha alternative per me. Ho voluto anche zittire qualcuno, perché se qualcuno si è permesso di dire senza valutarmi in campo, cioè, mi sono sentito offeso, però. È stato un gesto che è venuto in quel momento, però per me, cioè, vado avanti per la mia strada. gesto ce l'hai fatto, Sì, ho zittito, ma ma non è. era Non con la società, perché qualcuno della società mi lo so, cioè, che se, a me mi è stato detto che io ce l'avevo con qualcuno impreciso, io ce l'avevo anche con qualcuno che ha scritto che Fabio Prosperi non c'aveva alternative, che manca il terzino sinistro, che il primo rinforzo che sarà a gennaio sarà il terzino sinistro, quando a me Vito Di Bala non è stato mai nominato, solo per quello anche, però. Cioè, non, poi quello che si è successo con la società 2 settimane scorse lo sappiamo tutti, quindi non è che uno deve rinnegare quello che è successo. Cioè, per Ma noi. è per tutta la squadra che ci Ma sono. noi ci prendiamo, la squadra ci prende sempre le responsabilità, penso. Anzi, un altro gruppo non so se avrebbe fatto 4 punti in 2 partite dopo i casini che sono successi, questo no, non lo so. Ma ci vuole lo stesso gol, ci vuole lo stesso gol in domenica. Sì, sicuramente personalmente fa sempre bene segnare, cioè, io poi sono difensore, spero prima di non far prendere, quindi poi se viene un gol è una cosa in più, però è importante vincere, chi fa gol è un dettaglio.